Buonasera, bentornata in un nuovo video del cerchio e la circonferenza. Il cerchio è una figura geometrica piana e la linea di contorno si chiama circonferenza, il suo simbolo è la C. La regione interna si chiama cerchio, che è tutta la superficie. Il punto dove appoggiamo l'ago, il centro, segnato con no, la circonferenza è una linea curva chiusa in cui i punti sono equidistanti, uguale distanza dal centro. La distanza dal punto 0, centro, alla circonferenza si chiama raggio, che sarebbe la metà del diametro. Il segmento che unisce due punti qualsiasi della circonferenza si chiama corda, che ho colorato in viola. Ma se la corda passa per il centro si chiama diametro, che ho segnato in marrone, che divide il cerchio. A metà del cerchio. Il doppio raggio si chiama diametro e la parte del cerchio delimitata da due raggi e dall'arco si chiama settore circolare, quello che ho colorato di verde. La parte di cerchio compresa tra due circonferenze si chiama corona circolare, quella che ho colorato di giallo. Poi abbiamo il rapporto tra la circonferenza e il diametro, che è sempre uguale e vale 3,14. Questo è il simbolo pi greco. Quindi la circonferenza è uguale a diametro per 3,14. Quindi 14,5 per 3,14 uguale 45,53. L'area si misura con raggio per 3,14. Poi 7,25 per 7,25 per 3,14 uguale 175,73. Adesso spostiamoci a vedere la circonferenza. Prendiamo un barattolo, un cerchio barattolo, e qualunque voi vogliate, un nastro di colore che vogliate, misura come volete. Poi andiamo a vedere la circonferenza, che in questo caso è fin qui, ma fin qui. Noi misuriamo ed è 31,4. Adesso misuriamo il diametro. Il diametro è 10 centimetri. Vedete? Quindi abbiamo questo punto, il rapporto costante tra la circonferenza e il diametro, che è sempre 3,14. Andiamo a verificare se è vero. Facciamo una prova. 31,4, che è la circonferenza, diviso 10, che è il diametro, quindi 3,14. Un bacione grosso e un saluto. Ciao!